Saronno fa 100, numero tondo per le telecamere in città, attive per monitorare ciò che accade in centro, in periferia, sulle strade e da poco anche nel parco dell'Ura. L'attività della polizia locale è quella di prevenzione anche nei reati di droga o di spaccio che avvengono nella città. I risultati, se la prevenzione continua, i risultati ci sono anche in termini di risultati proprio pratici. Infatti c'è un alleggerimento di situazioni irregolari nella città. È chiaro che queste situazioni solo con la prevenzione possono essere contenute, e questo qua è l'attività e l'indirizzo dell'amministrazione che stiamo eseguendo. Linee guida dell'amministrazione comunale, attività coordinata delle forze dell'ordine. In questo modo i cittadini si sentono al sicuro, avvertendo una presenza costante sul territorio. La gente può comunque verificare che le situazioni sono comunque monitorate. Poi i fatti che possono succedere che sono impossibili da prevenire, questi, l'importante comunque è esserci, anche la presenza successiva e costante sia di tutte le forze dell'ordine di Saronno, perciò appena qualcuno chiama, una pattuglia che interviene o della polizia locale, dei carabinieri, della finanza c'è sempre.